Vincenzo Benincasso, UpToLab a Lucera cosa propone e quali sono le idee di presentazione di un progetto per il territorio? Dunque, UpToLab è una società di consulenza marketing, ci piace definirci così proprio per distinguerci da quella che è una classica agenzia di comunicazione. Io e il mio socio Mattia siamo entrambi laureati in economia, quindi il nostro punto di forza è proprio quello di riuscire ad offrire una consulenza strategica alla piccola e media impresa, soprattutto del territorio, per favorire quella che è la crescita delle grandi eccellenze del Made in Italy che abbiamo, che possono andare dal turismo all'agroalimentare. Fianco al servizio di consulenza strategica di marketing, offriamo poi tutti quei servizi accessori che permettono all'impresa di pubblicizzarsi online, dalla realizzazione di spot pubblicitari e video in 2D piuttosto che in 3D o realtà virtuale a 360, alla realizzazione di siti web e e-commerce e alla successiva promozione su tutti i canali digital che vanno dai social media a network di native advertising e altre tipologie di pubblicità sul web come la Search Engine Optimization e Search Engine Marketing. Voi avete una sede a Roma, però guardate anche a quello che è il territorio nazionale. In questo preciso istante siamo a Lucera. Che cosa può venire fuori da questo territorio? O questo territorio come potrebbe, tra virgolette, sfruttarvi? Diciamo che abbiamo una sede a Roma e il nostro partner, studio partner RBM ha una sede sia a Milano che a Salerno, oltre che a Roma. Guardando all'estero, con la possibilità anche di internazionalizzare le imprese e di effettuare partnership per vendere i nostri prodotti sui territori internazionali, quali gli Stati Uniti, per fare l'esempio più classico di quelli che sono gli sbocchi di mercato che offrono le nostre partnership, e cercare di portare appunto i nostri prodotti, che sono le eccellenze, ripeto, del Made in Italy, dell'agroalimentare e del turismo, a questi mercati esteri tramite la digitalizzazione. Ecco, in parole povere, che cosa bisogna fare e che cosa proponete a un'azienda oggi? Quello che proponiamo dipende ovviamente da azienda ad azienda. Per restare nell'ambito del territorio e della piccola e media impresa è opportuno progettare una corretta strategia di marketing, un corretto business plan per ottenere, come abbiamo spiegato grazie ai nostri partner durante la conferenza, i finanziamenti necessari all'export e alla digitalizzazione, realizzare dei contenuti efficaci per comunicare il proprio messaggio online e utilizzare i giusti canali sul web per veicolarli con dei costi inferiori, degli investimenti ridotti e dei risultati sicuramente di impatto migliore. Allora, con Mattia Esposito, oggi a Lucera, abbiamo parlato di digitale in fin dei conti, ma non solo. Abbiamo parlato anche di come preparare un'azienda a quello che è il futuro sul territorio. Ma diciamo, quale esigenza ha un territorio per venirne fuori? Praticamente, quali sono le idee che bisogna portare fuori? Voi aiutate le aziende a far sì che vadano fuori. Ma sicuramente quello di cui ci occupiamo noi è principalmente la capacità di realizzare un qualcosa e renderlo fruibile per il mercato e per il web. Le idee oggi sicuramente possono essere trainanti per una regione come la Puglia, che ha un'esportazione pari al 70% di prodotti tipici nel mondo e nel territorio stesso italiano, risiede sicuramente nella creazione di itinerari, ad esempio enogastronomici, che possono coinvolgere gli stakeholders del territorio, quindi strutture ricettive, ristoratori, anche semplicemente i noleggiatori di mezzi, auto d'epoca, macchine ad alta sostenibilità ecologica. Ecco, questa ad esempio può essere, a mio avviso e a nostro avviso, un'ottima idea che noi potremmo tranquillamente sviluppare e realizzare con i nostri mezzi. Parliamo praticamente di quelle che sono le tipicità del territorio, ma anche le opportunità che il territorio potrebbe dare ancora fuori. Sì, assolutamente. Sicuramente come consiglio.
ponendo la Regione Puglia come un eventuale cliente che viene a studio da noi, facendo questo, diciamo, transfer, potremmo vedere che la prima cosa che noi diciamo a un cliente è quello di individuare quelli che sono i punti di forza del proprio prodotto, dei propri servizi o anche solo del proprio essere, se si vuole descrivere ad esempio in un blog. E nella Puglia ovviamente quello che risalta, oltre ai territori eccezionali, ricchi sia nella parte, diciamo, di montagna o di mare, che ovviamente invita tutta Italia e forse parte dell'Europa se non del mondo, come accennavo prima, sicuramente anche i prodotti tipici del territorio. Quindi bisogna valorizzare quello che si ha e non cercare di intraprendere strade che non fanno parte del proprio territorio. Dobbiamo immaginare il territorio come una persona. Se una persona ha delle determinate caratteristiche caratteriali che le ha dato la natura, alla fine, sempre alla natura torniamo, deve esaltare quella, e noi cerchiamo, come c'è possibile, di esaltarle.